Come era il 47, il 47 subito dopo, ancora resisteva qualcosa, però è interessante che rivediamo un pezzo dell'antico monastero. Questo è stato, dicevo in televisione con Giletti, il primo monastero benedettino qui nel Piceno. Questa è la sua storia. Quindi la storia precedente che io posso dimostrare, io inizio dalla civiltà etrusca, no? Poi furono i romani quando conquistarono il Piceno, no? E la strada era questa. Quindi fino al 1960 nessuno azzardava a passare attraverso l'Invernaccio. Io sono arrivato 10 anni dopo qui. Quindi, al tempo dei romani, giustamente, quindi passavano qui, ecco per esempio qui la presenza di un tempietto pagano, sulle rovine di questo tempietto, i primi monaci benedettini che venivano da Farfa costruirono qui il primo monastero. Quindi giustamente io facevo risalire, non televisione, 650 al massimo 700 prima del 1000. La presenza del monastero. Oggi vedete nella società ci stanno quasi ubriacati. No, forse più nel silenzio, nell'accoglimento, riusciamo veramente a scoprire quello che serve nella vita e quello che non serve. Soprattutto quali sono i veri valori di donare, questo pezzo di terra mi è stato donato, più ho mandato anche il denaro per il passaggio di proprietà. Sembrava impossibile, eppure sembra evidente che Dio voleva portare avanti questo suo progetto. Benedite. Vi ringraziare veramente il Signore, si tenga con la loro presenza, e vi ha dato anche la possibilità di riscoprire questo lavoro. Noi abbiamo due confratelli che proprio oggi, 60 anni fa, hanno detto, hanno avuto l'imposizione delle mani dal vescovo di allora, però Alfonso sta tanto e non si muove, padre Pietro non si muove e allora oggi siamo venuti su di cosa fare? È la festa di 60esimo. Da prima dire grazie a padre Pietro perché ha interpretato la vita sacerdotale non nei canoni usuali, si è allontanato, tra virgolette, nel sentire c'è dalla barbarie umana, per poi esserci alla barbarie umana. Questa, perché ce ne siamo tanto grati, padre Pietro, facciamogli un applauso.
che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che corriamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazia. Seguiamo i santini che sono stati fatti proprio per questa occasione. Vieni qua. Distribuiscene almeno uno ciascuno a tutti. San Leonardo, asilo dell'antica grandezza e sapienza contro la invadente barbarie, già l'ha accennato pure lui. Applico qui c'è la benedizione del Papa e la sua partecipazione, ecco, a questo momento particolare. Ecco, Sua Santità Benedetto XVI, di cuore in parte l'implorata benedizione apostolica al Reverendo Padre Pietro Lavini in occasione del 60° anniversario di ordinazione sacerdotale ed invoca copiosi doni e conforti celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria, auspicando che il suo ministero sia sempre icona e trasparenza del volto di Cristo. San Leonardo, Montefortino, 13 luglio 2012, dal Vaticano il 7 luglio, l'Arcivescovo elemosiniere di Sua Santità Felia del Bianco Pietro. Ecco, questa è la benedizione che diamo a Padre Pietro. La benedizione della Vergine Santissima, in questo momento ringrazio tutte le autorità, tutti. Anche questa messa l'ho voluta offrire a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di quest'opera, che veramente il Signore la benedica. Certamente so certo che Dio aveva un suo progetto su questo posto. Quindi cerchiamo di portarlo avanti e ringraziarlo soprattutto per tutto quello che mi ha donato durante questi 60 anni. Per l'intercessione della Vergine Santissima, ci benedica il Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.